In pieno terzo millennio appare impensabile confinare ancora il turismo siciliano nei limiti della mera vacanza al mare o al più di un tour tra monumenti e siti archeologici. La regione già da tempo mostra concreta attenzione allo sviluppo di nuovi turismi più complessi e diversificati attraverso linee d'azione che vanno incontro alle esigenze di molteplici segmenti del mercato. In quest'ottica un efficace strumento operativo si è rivelato il POR Sicilia. Quali sono i nuovi turismi del terzo millennio, soprattutto in Sicilia? Sicuramente un flusso turistico legato molto al concetto di qualità. Dobbiamo puntare tutto su questo, un marketing territoriale di qualità che si rivolge ad un turismo non necessariamente a 5 stelle, perché la qualità è un concetto generale e vale ovviamente dal bed and breakfast all'agriturismo, dall'albergo ai servizi, dalla ristorazione all'accoglienza, ad iniziare da un turismo che può essere legato a grande progetto di riqualificazione e di rilancio dell'attività diportistica nella nostra regione. In quest'ottica il turismo nautico riveste particolare importanza? Ma sicuramente sì, c'è una grande attenzione su tutti i fattori della qualità e della qualità del vivere. Una grande attenzione verso il mare, direi. Una volta Sciascia diceva la Sicilia è la regione e Palermo la città che volge le spalle al mare, adesso c'è una riscoperta forte di identità culturale legata alla nostra insularità e quindi legata al mare. In Sicilia peraltro ospiteremo la Coppa America, quindi c'è una grande attenzione ai massimi livelli. La Regione ha finanziato con i fondi POR il proprio piano di sviluppo della nautica da diporto. Attraverso quali misure? La misura più importante è la 4.20, è una misura che prevede un impiego di quasi 140 milioni di euro, di cui 65 milioni sono già stati impegnati e spesi in progetti esecutivi. Tutti gli altri progetti sono esecutivi, qualche difficoltà perché molti di questi progetti vengono realizzati attraverso il proficuo e rapido e moderno meccanismo della finanza di progetto, che però a volte porta le gare ad andare deserte. Quindi insistiamo su questa strada, certamente chiuderemo una progettualità che alla fine farà dell'isola una stazione di portistica importantissima. Una parte del piano è già in fase avanzata di attuazione. Sicuramente molti porti sono già stati inaugurati, altri lo saranno nei prossimi mesi e questo è un movimento di tipo culturale, vorrei dire, perché è legato ad una concezione della vacanza più legata al concetto del viaggio che a quello del turismo. Probabilmente nel 2005 rilanceremo questo tema, sarà l'asse portante della nostra azione, perché in fondo in Sicilia, oltre che turisti, soprattutto cerchiamo viaggiatori, cioè persone che colgano l'identità profonda di quest'isola. Nel nuovo turismo nautico siciliano, grande spazio è riservato all'integrazione tra il porto e il territorio. Non significa altro che non solo rispettare l'ambiente nella nuova logica, ma significa renderlo godibile, usufruibile. Quindi non una mummificazione dell'esistente, ma una vivibilità attraverso il rispetto della natura stessa, affinché qualsiasi iniziativa diretta a nuovi investimenti, a realizzare nuovi investimenti, abbia come cartina di tornasole questo principio, quello di non distruggere l'ambiente, quello di rispettarlo, quello di renderlo usufruibile, ma nello stesso tempo quello di far diventare prodotto turistico lo stesso ambiente. Una passeggiata in un verde intatto, una passeggiata in un panorama, in un paesaggio originario, certamente un prodotto turistico di qualità. Attraverso le misure del POR avete anche finanziato la realizzazione di nuovi porti turistici. Sì, la misura 4.20, che è quella che riguarda i porti turistici, ha trovato una pronta e immediata attuazione, sia attraverso il finanziamento di portualità esistenti e quindi ammodernati, adattati alle esigenze del cosiddetto turismo nautico moderno, sia attraverso la creazione di nuovi porti turistici. Abbiamo non solo determinato le qualificazioni delle realtà esistenti, ma inserito in una logica gestionale queste nuove realtà in modo da creare un network nazionale, per cui la logica della nautica del diporto trova riferimento in un sistema più ampio di quello siciliano.